seppelliti, vuol dire, nel rapporto con Fiume, non si era limitato all'amicizia, ma aveva invocato l'intervento di De Stefano. Non lo sapevo, lo so adesso e mi tornano tante cose. È il rapporto fra il pentito Nino Fiume e Giuseppe Scopelliti, il centro propulsore dell'interrogatorio di Alberto Sarra. L'ex sottosegretario, arrestato per mafia nell'inchiesta Mamma Santissima, rievoca ricordi circa il rapporto esistente fra l'ex braccio destro del boss Giuseppe De Stefano e colui che fu prima sindaco di Reggio e poi governatore della Calabria. Una pagina con più di 1800 mi piace, in cui vengono esaltati i detenuti, massacrati i pentiti e dati messaggi in linea con una mentalità al limite della legalità. È Onore e Dignità, pagina creata da Vincenzo Torcasio, detto Giappone, condannato dalla sentenza Andromeda a scontare 30 anni di carcere. Ora il testimone di giustizia Rocco Mangiardi, che da tempo si spende nelle scuole per diffondere la cultura della legalità e della fiducia nella giustizia e nello Stato, chiede che quella pagina sia oscurata. Nuove dimissioni di Vittorio Sgarbi da assessore comunale al centro storico di Cosenza. Non sono stato messo nelle condizioni di esercitare il mio ruolo, ribadisce il noto critico in un post sui social. Poche righe divulgate dal suo ufficio stampa. Già due mesi fa Sgarbi si era lamentato di non avere risorse e strumenti per restituire il giusto splendore alla città vecchia. Tutte in un mese, tutte in un sorso, senza ma e senza se. Pescara, Crotone, Palermo ed Empoli, una poltrona per quattro. Abruzzesi, calabresi, siciliani e toscani si giocheranno la salvezza nelle prossime quattro partite. La corsa è sull'Empoli, la squadra da battere e sorpassare per restare tra le grandi d'Italia, l'unica ancora raggiungibile. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.